La morte, simboleggiata da scheletri, sopraggiunge uccidendo gli uomini in vari modi. La composizione è organizzata in serie di antitesi, fra cui i concetti di sopra e sotto, vuoto e pieno, morte e vita. Partendo dai codici prossemici, che si occupano del significato degli elementi nello spazio, notiamo che nella parte superiore vi è il vuoto, la morte è già passata e ha svolto il suo compito. In quello inferiore stanno invece, per la maggior parte, i viventi che fuggono terrorizzati, affollandosi e cercando scampo, incalzati dalle forze della triste mietitrice, il cui simbolo è la falce. Nella parte superiore prevale l'immobilità, in quella inferiore il movimento affannato e scomposto. I codici mimetici ci suggeriscono le emozioni dei vivi al momento dell'incontro con la morte, chi è sorpreso, chi impaurito, chi rassegnato. I codici dell'abbigliamento sono indici della condizione sociale dei vivi. Scopriamo così il sovrano, riconoscibile dalla corona, simbolo di regalità, e dalla botte piena d'oro, simbolo di ricchezza. Il cardinale, con il galero che gli è stato rubato dallo scheletro, simbolo della perdita del suo potere. Il pellegrino, al quale sono stati strappati bordone e bisaccia. Il soldato, che cerca di combattere un nemico invincibile con la spada, simbolo della guerra. E infine gli amanti, simboli di lussuria, che non si curano di ciò che sta avvenendo intorno a loro, suonando uno strumento, simbolo di superficialità. Tutte queste figure sono archetipiche dell'innocente che aveva tutto ciò che desiderava e che sta per diventare orfano, privato di tutto, e rimandano agli archetipi degli arcani maggiori dei tarocchi: l'imperatore, il papa, l'eremita e gli amanti. Altre icone degli arcani maggiori sono presenti nell'opera: la morte stessa, l'appeso, il carro, il matto, la torre, la ruota e il giudizio. Le campane che suonano a morto sono simbolo dell'ineluttabilità del destino umano e del tempo finito, come la clessidra e la scacchiera rovesciata. Il cavallo, livido e emaciato, è il destriero della morte che avanza travolgendo tutto e tutti. Una croce si erge nel paesaggio, ma è solo un simbolo. Dio non è presente in questo dipinto. Non vi è traccia di redenzione o speranza in una vita futura. Solo il cupo e beffardo procedere della fine di tutto. Solo lo spegnersi del soffio vitale e poi il silenzio, dopo le urla di orrore. Thank you.